Venne definito come lo scienziato pazzo. Peter Madsen, nell'agosto dello scorso anno, uccise e fece a pezzi la giornalista svedese Kim Wall all'interno di un sottomarino successivamente affondato nel porto di Copenaghen, dove era in programma un'intervista all'inventore. Per questo omicidio Madsen venne condannato all'ergastolo chiedendo il ricorso in appello. È un caso come nessun altro ed è per questo che è importante per l'accusa che la sentenza resti la stessa, ovvero l'ergastolo. I pubblici ministeri durante il processo stabilirono che Madsen aveva premeditato di uccidere la Wall soffocandola e tagliandole la gola. I suoi resti sono stati trovati in mare il 21 agosto 2017, 11 giorni dopo essere salita a bordo del sottomarino.